Ragazzi, mancano 6 minuti e 50 e il mio, o meglio il nostro castello, è già concluso ed è uscito veramente, veramente bellissimo, ragazzi. Sì, sì, sì. Ragazzi, silenzio. Sì. Basta. Ah, non dobbiamo dirglielo? No. Oggi, ragazzi, in questo nuovissimo video siamo qua con il mitico Bestie, il mitico Poe, il mitico Refiz, perché andremo a fare una sfida veramente assurda di tempo. Cosa dovremo fare? Costruire dei castelli o comunque delle strutture abbastanza carine, diciamo, in 50 secondi contro 500 secondi contro 1000 secondi, che alla fine dovremo unire quel poco che abbiamo fatto in quei 500 secondi e in quei 50 secondi e fare una cosa super giga mega enorme negli ultimi 1000. Comunque, sarà una figata assurda, non si vince purtroppo niente, a parte la vostra dignità, ragazzi, di voi che state guardando da casa. Quindi commentate già adesso, secondo voi, di chi vincerà. Vabbè, potete già dire ferro da stiro, anche perché No. Secondo me vince Poa. Per me no, per nulla. Comunque, direi di non perderci in chiacchiere, che il tempo parte tra 3, 2, 1. Costruzione da 50 secondi, via, ragazzi. Ok, siamo partiti e siamo partiti. Allora, cosa avete intenzione di fare? Best, cosa vuoi fare tu? Io ho già un'idea mega incredibile. Prendo una statua e prendo un lama, faccio due cose davvero molto carine, dopo vedrai. Ok, ottima cosa. Refe? Io faccio la scala verso l'infinito e oltre. Bellissima cosa veramente. Mentre Poa? Io faccio il re Genove fino sopra un corallo. Sì, ok, sì, ragazzi, penso di aver vinto. Non so come, beh, non so come mai, però ho già cioè, il pensiero di vincere. Parli un po' troppo presto, forse, eh? Vabbè, tu cosa vuoi fare? Un lame, un coso, già capito. Comunque, ultimi 15 secondi, ragazzi, vi dico solo questo. La costruzione sta per finire, eh? Allora, fermi, devo prendere questa cosa. Perfetto. Ok, boom. Perfetto. Ragazzi, 2, 1. Finiti i 50 secondi. Allora, stoppiamo tutti. No, fermi che sto per... Ho visto una cosa bruttissima. Allora, stando girati verso le nostre, passiamo prima a vedere la mia costruzione. No. La lasci subito, signor Venom. La lasci subito, signor Rifize, che poi non so perché si chiama Venom. Chi è? No, ragazzi, venite qua. Okay. Veloci, che dobbiamo commentare. Lasci arrivato. Allora, partiamo dalla mia costruzione. Voto da 1 a 10 rapido. Sì. Allora, sinceramente io vi spiego un attimo la mia costruzione. Sarebbe l'Olimpo delle banane. Ok, allora io inizio subito a dirti una cosa che non mi piace della tua costruzione, ok? Ok. Sembra che le banane fossero un po' ubriache, perché alcune sono sopra, altre sono giù. All'Olimpo si beveva un pochettino. Comunque, voti, ragazzi, voglio i voti, voglio. Per me 4. Per me 4 e mezzo. Ma io voglio fare una domanda, Ferro, perché che cosa sono queste cose qua, scusami? Ma cioè... sono delle statue dei pesci, delle banane. Cioè, vabbè, comunque, Best, che voto gli dai tu? Secondo me non è neanche degna di un voto rispetto alla mia, però 2, dai. Ok, la tua non voglio ancora vederla perché vedo qualcosa di strano. Comunque, quella di Poa. Allora, facciamo così, Poa, spiegacela in un secondo, la voglio, eh. Allora, il re Genovefino. Ok, tempo finito, perfetto, 4. Passiamo a quella del mitico Refe. Togliamo intanto qualcosa che non era tuo. No, perché hai tolto la banana? Perché non era tuo. La scalata verso la banana questa. Allora, era bella, ma non l'hai fatto nel tempo giusto. Quindi mi spiace, anche il tuo è un 4. Male. Allora, sì, è così. E infine passiamo a quello di Best, che è una scena veramente orribile. Mia! Benvenuti, signori e signori, nell'antico impero romano, quando i gladiatori ficcavano le spade. No, va bene così. Allora, iniziamo, ragazzi, con la prossima, ovvero costruzione da 500. Ragazzi, voi siete già là, nel frattempo Best sta arrivando piano piano. 3, 2, 1 e che parta il tempo, ragazzi. Abbiamo 8 minuti e 30, ovvero 500 secondi. Ok, ragazzi, cavolo, sono messo male. Voi avete già piazzato delle cose, vedo. Vabbè, non vi voglio neanche chiedere, ragazzi, cosa state buildando, perché non avrete le idee ben chiare, penso, giusto? In realtà io sì, e te la volevo anche dire, però ora non te la dirò più, Ferro. Perché vuoi. Scusami, no, dimmi, scusami. Io sto facendo una cosa per tutti gli appassionati di Assassin's Creed. Lascia stare. Ok, non sono un appassionato di Assassin's Creed, non so neanche dirlo. Ottima cosa. E comunque, io adesso voglio creare un qualcosa di coralloso, perché mi piace molto un corallo. Il problema è che come si fa, raga, a ridimensionare? Eccolo. Boom, ragazzi. Ok, mamma mia, ragazzi, mi è venuta un'idea assurda, che per me uscirà una figata veramente bella. E nulla, ragazzi, costruiamo e non perdiamoci in chiacchiere. Signori, io ho le idee più chiare di tutti, credo, su quello che devo fare. Ovvero, cosa vorresti fare? Benvenuti al Colosseo. Un Colosseo vuoi fare, eh?
È possibile da fare, ma come fai? Ci riuscirò, tu stai zitto e guarda. Ok, molto cattivissimo, va bene. Intanto ho visto delle cose belle che vorrei rubare, se è possibile. No, non, le ho, non ho rubato nulla, tranquilli ragazzi, state tranquilli. Intanto va porte su porte. Perfetto. Oh, penso si sia buggato qualcosa. Vabbè, ragazzi, comunque il mio sta uscendo abbastanza carino. Sto facendo un qualcosa di abbastanza marino, se si può dire. Marino. E sì, qualcosa di mare che c'entra appunto con il mare. E nulla, ragazzi, che vinca il migliore. Ovvero, vabbè, penso già chi vincerà. Però va bene che vinca il migliore, diciamolo comunque. Mi sembrate un po' in basso, ragazzi. Ma chissà perché. Perché siete così in basso rispetto a me? Ma che cavolo? Ma perché tu sei così in alto, scusa? Scusami, ma in realtà perché? Scusami, guarda che Refiz è più alto di te, eh. Tu non ti conviene parlare tanto. Ma io non lo volevo dire a Best perché poi si deprime e si offende, lo sai, no, come ha fatto Best. Sì, sai. Hai ragione, hai fatto bene a non dirlo, vabbè. Facciamo finta di nulla, complimenti comunque Best, perché sei molto forte, sì, e tu sei molto più in alto di noi e tutte le tue cose, va bene. Ragazzi, ultimo minuto e 37 secondi circa, vabbè, 35, quello che è, comunque manca veramente poco. Io devo ancora fare un sacco, ma un sacco di cose. Come siete messi voi all'opera? Benissimo, guarda qua che roba. Io lascia stare che penso che sia la costruzione più bella di tutte voi, però guardo quella di Best e dico, ma che cavolo sta facendo ma Best? Esatto, Best, guarda che la tua è un po' grande, ma fa schifo, te lo dico. Che cosa dici? Scusami, esteticamente è una figata, dai. Ma che, come fai a dire che... Ma facciamo finta, ragazzi, che esteticamente sia una figata, così lui è contento e basta, finita qua. Ma scusami, Best, cosa sono queste banane che stai mettendo a caso? Fammi capire, sono enormi. Anzi, adesso Colosseo. Distruggo. Ragazzi, scusatemi un attimo, al posto di parlare di banane o di cose giganti che ha costruito Best, che lo spacchiamo ancora un pochino se si riesce. No! Ragazzi, mancano 15 secondi. Mi spiace, dovete far molto, molto rapidi. Tanto guardiamo se riusciamo anche. Tac. Perfetto. No, non togliermi niente da me. Scusate. No. Io non ho più niente. Mi avete sabotato. Non ho più niente. Ma non è vero. Ragazzi, è suonato. Fermi. Giù tutti. Fermatevi. Da adesso. No. Tu non hai capito niente. Non si può più fare nulla. No, Powa fermi. Best fermi. Raga, basta. Io vi ho detto basta. Ma aspetta un attimo. Ma perché tu. Vabbè, facciamo finta di nulla. Ragazzi, si parte dalla mia come al solito. Allora, votiamo la mia. Che voto gli dareste da 1 a 100.000? Ma diciamo, vedendola così, da 1 a 10 darei 2. No, ma come 2? Aspetta, scusate, ho dimenticato la storia forse. Sarebbe questa. Allora, si parla del pesce corallino che è praticamente stato costruito in questa roccia, che ha costruito questo impero solamente con la vista e con la forza del pensiero, perché lui è stato dotato di nulla, purtroppo è stato costruito in una roccia. Si vede. Però si è impegnato, no, bruttissimo gesto da parte tua, Poa, te lo dico. Si è impegnato e è riuscito a costruire il suo impero corallino, anche non vedendoci. Ok, ma quindi... una domanda mi sorge spontanea, sinceramente. Perché in un impero corallino ci sono dei coralli e poi dei mattoni, delle cupole, sì, di Halloween, lui queste fatto, cose? Tutte le cose le ha fatte con la mente. E quindi... Scusatemi. Ah, okay, quindi ok, ho capito. È un centro anziani, quindi? Come centro anziani? Facciamo finta di nulla. Comunque, 8-8, sì, bellissimo, grazie per il voto. Allora, passiamo a quello di Poa. Quello di Poa che è carino, però, regà. Sistemato sì, bene. Però mi hanno sabotato, però è bello. Che cos'è bello. Successo, ragazzi? Non ho fatto niente io. Che stato? No, veramente, no, veramente siete stati cattivi, ragazzi. C'era pure la ma no, vabbè. Bestia, ma così guarda, proprio no, vabbè. Comunque, ragazzi, io gli darei un 6 a quello di. Un 7, anzi, un 7 gli posso dare. Esatto. Ok, ok, vabbè, ci sta, dai. Posso passiamo starci. A quello di Refiz, veramente. Allora, io, innanzitutto, prima che voi votiate, voglio farvi vedere perché cosa è stato pensato questo. Okay. È stato pensato come il salto della fede di Assassin's Creed. E quindi. No, bellissimo. L'ha pensato, quindi, ragazzi, voglio un rumorino d'aquila sotto di me. Non ho capito. Un po' il fail. Però, regà, figata. Era bello. Cioè, era una bella idea. Best dopo che c'è. Best che... Non c'è niente. No. Si è lanciato. Vabbè, si è lanciato. Portare. Comunque, vale. Bella idea. Passiamo a quello di Best. Ma il voto, scusa. Non mi ha fatto il voto. Ti do un 8. Bella per grazie, l'idea. L'8 te lo meriti. E passiamo a Best. Che cosa sarebbe? Tocca a me. Questo, signori, è il Colosseo delle banane che infilano le spade. Nei posso no, dirlo? Ma no, ma basta, ma perché tu di base cosa? Non ci posso credere, no, ragazzi. Scusate, Ferro. Allora, facciamo così. Qua, 10.
10, a posto così, tu hai preso 10. Basta, non c'è bisogno che lo finisci di spiegare. Ragazzi, diamogli il 10 per favore. 10, ma hai visto cosa stava per spiegare? Vabbè, facciamo finire nulla. Comunque, ragazzi, ultimi 1000 secondi. E sapete cosa dobbiamo fare in questi 1000 secondi? No. Non dovremo semplicemente ricostruire qualcosa di gigante, ma dovremo unire tutte queste costruzioni insieme a crearne una gigante fatta veramente bene. Quindi dovremo coalizzarci e fare un qualcosa di veramente, veramente figo. Siete carichi? Siete pure pronti? Sì, capitano. Non ho sentito bene. Sì, capitano. Ragazzi, 3, 2, 1 e via con il tempo. Si parte, ragazzi. Sarà molto tosta, ve lo dico. No, non hai idea di cosa costruire. Facciamo... Vabbè, tanto dobbiamo, ragazzi, unirci insieme. Quindi sarà abbastanza semplice, forse. O forse no. Vabbè, facciamo finta che sia semplice, ragazzi. Cioè, vedrete che qualcosa sicuramente uscirà. E dopo non sarà perfetto, ragazzi. Vabbè, ci avremo provato. No, sì, ma non iniziate a fare... No, fermi! Ma chi è questo, Best? Sono io, sto facendo... Sto collegando tutto con questi robby che sì, non so cosa siano. Veramente pessima cosa, sinceramente, se te lo posso dire. Vabbè. Ragazzi, 15 minuti da adesso. Non so come siete messi. Io, sinceramente, sto facendo un qualcosa per unire tutto... ma perché cadono le mie cose? Aspettate. Ah, ma devo togliere la collisione, ragazzi. Fermi. Collisione con tutto. Ok, penso di aver sbagliato. Come si fa, ragazzi, a mettere che lo posso rilasciare anche in volo? Devi cliccare, se non sbaglio, su R. No, su C. Sì, vabbè, ragazzi, venite voi. Qua vi ho fatto dei cosi grossi, dei tetti giganti che dovremmo unire tutte le cose. Quindi fatelo voi, unitelo. Oh, bravissimo, attenzione, signor Venom, che è partito per delle torri gigantissime. Basta chiamarmi Venom. Ah, oh, cavolo, sì, c'hai ragione. Refit, ragazzi, scusate, mi fa ridere un po' il tuo nome, però. Vero, anche a me fa molto ridere. Ragazzi, ve lo dico, dobbiamo creare un qualcosa che unisca le nostre... Un qualcosa di intorno, delle super barriere. Venite qua a copiare quelle che sto facendo io, che potrebbero andare bene, penso. Come potrebbero essere una cosa bruttissima. Però vabbè, io, ragazzi, ci provo. Anche perché tenere le cose tutte separate non sta per nulla bene. Quindi dobbiamo costruire delle barriere intorno. Cioè, io sto cercando di coprire la mappa di cose belle, come queste statue di lama con la spada nel... No. E Poua continua a distruggerla, la mappa, cercandola di riempire con questo sterco ovunque. Come lo so? Queste sono le feci degli animali. Perché nel Medioevo si usavano le feci degli animali per fare delle strade. Tu non lo sai, Best, perché sei un po' stupidino, ecco, ragazzi, però guarda che bello che scusatemi sono. Sapete, è vero che noi non siamo qua per parlare di sterco, di mucche uno e l'altro, ma di costruire cose giganti bellissime. Assolutamente, è quello che io sto facendo. Sicuramente riempiendo la mappa di lama con una spada. Ecco, in quel ecco, posto. Esatto, sì, veramente sì, bellissimo. Complimenti, Best, sei proprio il miglior aiuto. Comunque, ragazzi, 10 minuti e 45 mancano. Io sto facendo un po' di muri intorno, però ragazzi, c'è da dire che è difficilissimo buildare su forte. Cioè, vi giuro, vero, che penso che sia il gioco nella quale è più difficile buildare. Cioè, io mi chiedo... No, qualcuno ha eliminato qualcosa di grosso. Chi è stato? Chi è stato? Ragazzi, chi è stato? Dai, chi è stato? Fuori colpevole. Fuori colpevole, dai. 100%, esatto. È proprio stato te. Vabbè, fa nulla. Comunque, ragazzi, sta uscendo qualcosa di molto figo. Vi faccio i complimenti. Non me lo sei mai aspettato. Io mi metterei a sfidare altri gruppi che fanno cose simili alle nostre, che però purtroppo non riescono a farle come le nostre, perché le nostre sono più belle. E nulla, l'ho detto. Ragazzi, è il momento di fare una cosa bellissima. L'ingresso del nostro castello, ragazzi. L'ingresso... Ragazzi, vi giuro che sta per uscire, cioè esce qualcosa di assurdo. Ma fermi. Guarda, ma cos'è questa cosa? Scusami. Ma cavolo è? Fermi, guardate qua. Sono due banane girate. Fermi, no! Anche... No! Sono piazzata! Ok, fermi. Come fanno essere così magre queste banane? Diciamo, le strecciate. Che le ho strecciate di troppo, forse. Eccole, ragazzi! E queste saranno le entrate del nostro castello. Che non è male come cosa, cioè, è veramente un sacco bella. Come... No, forse... Oh, in realtà sì, raga, guardate com'è uscita bella. Guardate. Sì, forse è un po' in cui, cioè, se io dovessi entrare nel castello di notte da solo, probabilmente sì, esatto, preferirei beccare i fantasmi al posto che entrare in un'entrata così. Però, ragazzi, d'altra parte è molto carina. Cioè, sta uscendo, regà, questo vi faccio vedere adesso quello che stiamo riuscendo a costruire. Ed è una figata, veramente figata. Quindi, regà, complimenti a noi per ora. Ragazzi, mancano 6 minuti e 50 e il mio, o meglio il nostro castello, è già concluso ed è uscito veramente, veramente bellissimo, ragazzi. Cioè, una figata. Sì. Ragazzi, silenzio. Sì.
basta. Ah, non dobbiamo dirglielo? No. Ragazzi, ecco qua come è fatto bene. Candelabri d'oro, uno e l'altro. No, ragazzi, non è il nostro castello, purtroppo. Ragazzi, dove la metto questa banana strecciata? Ragazzi, purtroppo il nostro castello. Che però, raga, è più bello dell'altro, sinceramente. Sì, molto più bello. Sto uscendo molto meglio, secondo me, scusatemi. Dobbiamo forse curare un po' il piano sotto. Però del resto mi piace molto. Ragazzi, mancano circa 3 minuti. Io mi sto un po' rompendo le scatole di buildare qua. Ma vi dico la verità, sto finendo la parte sotto. Cioè, qualcuno, cosa state facendo voi? Io sto lavorando la mia statua bellissima. Ok, non ci interessa. Rifizbow, a voi che cavolo state facendo? Io niente, in realtà. Ma guarda che bella tutta la mappa piena di questi meteoriti. Li ho aggiunti proprio io. Ma i meteoriti fanno esplodere la... No, ragazzi, ma... Non ci posso credere. No, in che senso? Aspetta. Allora, i meteoriti occupano circa di più di tutto il resto. Cioè, in realtà occupano pochissimo. Veramente belli allora i meteoriti. Sì, lasciali pure. Grazie. Complimenti. Ragazzi, sto vedendo che mancano 5, 4, 3, 2... Uno, ragazzi, timer concluso. Questa è la nostra super build. Non so se andarne fiero o no. Comunque, allora, raga, capitoliamo passo per passo. Ognuno, diciamo, che spiega la parte che ha costruito. Allora, io direi di partire dall'ingresso. Allora, l'ingresso, ragazzi, ho deciso di costruire questo ingresso come stile antico banano greco, giusto proprio per far capire la struttura. E qua c'è un super muro da cui non si può passare. Voi direte, allora, come fai a passare? Si passa da sinistra per i più esperti, ragazzi. Poi si può entrare nel coso corallino seguendo, diciamo, un po' di parkour. E nulla, ragazzi, poi questa, diciamo, è la parte principale che ho costruito. Poi passiamo nella parte di Powa, che è questa parte giù qua, giusto, Powa? Esattamente, questa qua è la più bella. Perché, vabbè, che ho fatto la cuccia per Best. Qua c'è il cane Best. E poi qua, dove mangia Best. Ottima. E poi cosa. Qua c'è... Una cosa che solo i più intelligenti possono capire. E... niente, basta, ho finito. Poi passiamo dal medico Assassin's Creed Refiz. Sì, allora, io ho messo qua e là qualche torre, perché si sa, qualcuno ogni tanto si vuole buttare giù, no? Sì, ovviamente nel gioco, nel grano, intendevi, nel pieno. No, nel gioco, nel grano, okay, sì. Ovviamente, e sì. Poi, cos'altro ho fatto? Io ho fatto veramente... Ah, sì, ecco cosa ho fatto, vieni qua, Ferro, allora, seguimi. Ok, arrivo. Se vieni qui, guarda questa bella isola del cubo, la vedi? Ok, sì. E c'è un easter egg sopra questa isoletta qua, non so se lo vedi, ma è la cosa di Best, più strecciata, più larga. Ok, preferisco guardare solo la faccia della ma senza vedere il resto. Comunque passiamo oltre. Best, invece, cosa hai fatto oltre che a non fare nulla? Principianti, ragazzi. Allora, voi avete lavorato duramente, vero? Sì. No. Bene, io non ho fatto niente. Bravo, zero di sale. Sì, sono molto fiero. Io suggerirei di buttarlo via dal gruppo. Cosa ne pensate? Anch'io lo butterei fuori dal gruppo. Ma io direi un'altra cosa, ragazzi. E ragazzi, è finito tutto. Abbiamo finito il super video. Io spero che, ragazzi, vi sia piaciuta. Le costruzioni da 50 secondi che penso di aver vinto io, quella da 500 che penso sempre di aver vinto io, quella da 1000 che abbiamo purtroppo vinto tutti, tranne Bestie. Incredibile, ragazzi, è riuscito io a perdere. Ho preso 10 nella sfida. È riuscito a perdere in una sfida in cui eravamo tutti insieme. Comunque, detto questo, grazie mille a tutti per aver guardato questo super video. Passate anche dai loro canali in descrizione. Noi ci vediamo in un prossimo video. Codice Ferro da Stiro.